It was a match of heart because both teams were tired. We just had a game on Thursday. Both teams were very close in the ranking, so came down to heart and execution. È stata una partita di cuore perché entrambe le squadre erano molto stanche a causa dell'impegno ravvicinato e anche perché per la vicinanza in classifica. We started off strong because we got hot early, but when you're going against a very good defensive team and a strong team, that's what happens. You make a run, they make a run. It's who answers the last run, and we had the last run. Succede così soprattutto quando ci sono delle squadre molto forti difensivamente. Noi siamo partiti molto, molto caldi, ma in queste partite sono fatte di parziali. All'inizio abbiamo avuto il parziale vincente noi, poi loro ci hanno ripreso e poi noi abbiamo avuto l'ultima parola. And there's no game won in the second quarter in the history of basketball. E non c'è nessuna partita finita, diciamo, nel secondo quarto nel basket. I think you think that? Yeah, I think we put on a fight for 40 minutes this time. In the last home games we played great for 30 minutes and then very bad for 10, or great for 35 minutes, very bad for 5. But tonight we fought, even though we missed shots, we played hard as we could for 40 minutes. Everybody. Cioè, sì, probabilmente è stata la più costante lungo tutti i 40 minuti. Nelle precedenti partite abbiamo giocato bene per 35, poi ci siamo fermati all'ultimo, siamo calati, alcune le abbiamo vinte, altre le abbiamo perse. Questa sera, nonostante spesso non entrassero dei tiri, abbiamo continuato a lottare e su tutti i 40 minuti del campo alla fine l'abbiamo portato a casa. We needed to win these last two. Because like you said, we're closing in. We have what, 4 games left, I think? Yeah. We have 4 games left. We have a possibility to be in the final in the cup. So we have 3 games. Yeah. So we have the last 5 games have been very important. So we got 3 more and we gotta take it 1 game at a time. Try to make it to the cup. È stato appunto conferma, è stato molto importante queste 2 vittorie, adesso ne mancano 3 e bisogna cercare di appunto chiudere al meglio per vedere se ci riesce ad arrivare fino in fondo nella seconda parte di stagione. Penso che abbiamo vinto una partita molto molto difficile contro una squadra costruita per vincere, abbiamo fatto una grande prova con loro, una grande prova di squadra, penso che abbiamo vinto con le palle questa partita. Perché è talmente equilibrato il campionato che bastano veramente i dettagli per fare la differenza. Stasera penso che l'abbiamo fatti tutti. Voglio fare una menzione particolare per Ross, perché ha fatto un rossato, ha fatto una grande prestazione e fa parte di questo settore giovanile qui. E quindi penso che è stato un elemento fondamentale per noi. E penso che in 3 giorni, lo so che forse è assurdo, però abbiamo avuto una crescita importante, perché comunque anche a Ferrara loro erano ritornati e poi abbiamo dato la zampata finale. Stasera la fortitudo era tornata e siamo rimasti lì tosti in difesa, anche perché penso che, non so a mente, forse siamo la migliore difesa del campionato e abbiamo giocato contro una delle migliori difese del campionato, perché io ho visto l'anno scorso tutte le finali della Fortitudo a Bologna e erano comunque una squadra allenata bene, difensivamente parlando erano quasi impenetrabili, quindi abbiamo fatto fare 58 punti e penso che da qui dobbiamo ripartire, perché solo se lottiamo e difendiamo riusciamo a levarci le soddisfazioni. E poi ovviamente dobbiamo stare in la partita per 40 minuti e non per 37 o 38 o 30.